Hola Luciadores, ben ritrovati dal vostro Silver e dal nostro infognatissimo Silverius. Non vi spiegherò perché ho detto infognatissimo, non ve lo dirò. Andiamo a fare ancora un bel try col Mog, dato che mi sono reso conto che i Punchable qui mi dicono bene, però aspetta un attimo. Ma quasi quasi. Allora, qua ho tutte le stats aumentate, qui difese dei danni non fisici, ma magari aumentiamo quella dei danni fisici, così, dato che questo ci aumenta le... ma ci diminuisce le... e quindi... tra l'altro devo aver detto cose, però me le sono anche infilate in posti. Allora, vediamo un pepiniello di... Allora, se noi lo lasciamo agire lì, il primo sbrego lo fa lì, e già questo. Saporito, eh? Ok, tiralo giù, ciuccia. Vada. Non so quanto convenga stargli lontanissimi, eh. Beh, come sei permaloso però, figlio mio. No, non me la sento, non me la sento, non me la sono sentita. Allora, mannaggia, mi ero dimenticato che anche il polsino fa dolorino. Sono mica convinto che sia la tattica giusta così. Il sigillo me lo stende due volte e in quelle due volte io però potrei... Proviamo ad approfittarne subito, va. Proviamo ad approfittarne subito. Anche perché io ho la mossa della culacchia matta, quindi... Potessi anche... Allora, facciamo così. Allora, bene, quante volte sono morto? 14. Bello. va bene. No, volevo vedere appunto... Sì, vabbè, questo non ci interessa perché tanto era giusto per rimanere riparato un momento in più. Allora, la culacchia matta non lo stunna, però possiamo usarla eventualmente per ripararci un attimo. In realtà con... Che scemo, ma scemo proprio. Dove stai? Dove sei finita? Non ti ho dimenticata.
Avevo solo scordato per un momento di averti. Spada del limiere, eccola qua. Magari potevamo anche livellarla, però d'altronde le devo provare un po' tutte. Devo vedere con cosa mi trovo meglio. Avevo messo il roll, giuro, giuro che avevo rollato. No, no, no. Ho sbagliato a... Niente, questa è stata solo accidentale. Avevo... Se voi vi riguardate il video avete la prova che praticamente ho avanzato di uno slot e invece di mettere la cura ho rimesso le lacrime, quelle che ripristino la magica. E quindi niente. Limiere buono. Limiere molto buono. Vediamo un pochino di trarne il meglio. Ok, potrebbe essere l'arma definitiva con cui parpasellarci l'asino. Ah, quindi non è detto che... Porca galera! È bello che non è un AOE. Devo solo schivarlo di lato quando fa così, non indietro, di lato. Non è difficile. Coordinati. Cioè, ho la percezione che non sia difficile, che la sto giocando malissimo. Alla cacchiona. E sì che non sono stanco come ieri sera. Vai, non andare troppo sicuro di te, vai in scioltezza, al massimo ragazzi, abbiamo sempre l'arma segreta. Mi ha forchettato, eh. I nervosi. Nada, no. Cioè sì ma no. Sì ma no. Oltretutto io qua ho appena saputo una cosa che avrei preferito non sapere e tu sai che sto parlando con te, ve la dirò tra poco. Va detto che per come ho fatto l'esplorazione avrei fatto il tentativo, l'avrei fatto, perché bene o male l'ho fatto con tutte, non sarebbe stato stupido non farlo qui, soprattutto arrivando da Dark Souls 3. Però ve lo dico dopo. Dai, facciamo un try lacrimevole. Ecco, già il fatto di non avercelo con gli occhi puntati addosso sempre, costantemente, non è male, eh. Madonna che fastidio le panche. Oh, vabbè.
Ma sai che mi cambia veramente poco. Cioè, in termini di danno faccio quasi più danni coi Cestus che... Li ho tolti? Ma allora sono un cretino. No. No. Ok. Ah, volevo usare il sigillo io, scusa. Proprio vero che la lacrima rompe il gioco. Ben venga, non mi fa schifo. Artigli della fiamma sanguinaria. Ok. Leggiamoli. Po, po, po. Sono qua? No. Sì. Un incantesimo del voto di sangue, donato dal Signore del Sangue. Crea lacerazioni di fiamma sanguinaria di fronte all'esecutore che esplodono in un istante. Questo incantesimo può essere lanciato ripetutamente. La fiamma sanguinaria continua a causa danni da sanguinamento per un breve periodo dopo aver inflitto danni. Non è malvagia, eh? Non è malvagia. Richiede sia fede che arcano. Allora. Ma che poi scusa? No. Io non nascondo che obiettivamente attestato di appartenenza ai gloriosi cavalieri della nuova dinastia Mogwind che il Signore del Sangue intende inaugurare. Permette di ottenere udienza presso Mog, ma non è ancora il momento. Mog infatti riposa tuttora accanto alla divinità. Porta pazienza, l'avvento della nuova dinastia è vicino. E c'è il simbolo del suo forcone. Riposa. Ed era qua. C'è un altro Mog. Centomila rune secche, mettiamole subito al sicuro. Scusate, come detto voglio tirare fede almeno al 24, quindi barra 25. Ok, sì. Proviamolo, dato che questo non mi piace. Non stava qua. Un incantesimo richiede sempre la corte dei miracoli lì. Voilà, scusate, ma stanno sgarbugliando il filo del microfono, voi non lo saprete mai, Ma sì, dai, non amo usare i talismani, ma a me. Allora, apriamo questo. Ah. Proteggeva, perché non era qua per rubarlo, proteggeva questo, che è il favore grande. Presumo che la no, attenzione, incrementa leggermente, incrementa, si narra che Italia, no, uguale. Medesima descrizione, ma che bello che cambino così. Ma, scusa, Sei punti vita in più, 6 punti, ecco perché mi sembrava di non averlo equipaggiato perché la barra mi sembrava piena, poi guardando bene dico no, effettivamente no. Allora, la cosa che mi è stata detta, purtroppo è questa. Ci avrei provato, Ci avrei provato. Però, ragazzi, non vogliatemene, ma dopo il primo incontro con Mog, io assolutamente vado qui.
Non mi segna più Varré. È normale la cosa? Si sarà incazzato perché abbiamo fatto fuori un Mog, tenterà di ucciderci, verrà a darci la caccia, cercherà di rubarci il nasino nel sonno. Non è più qui. Barre non è più qui, ma lui sì. Quanto è figo però, eh. Uè, bella lì. Ah, hai capito perché ci paria. Ci paria perché ci teme. Brutto vedere morire così. Brutto brutto vedere morire così. Allora, inoltre il buon Pantegana, noto come Pantegana muschiata, perché ha detto solo Pantegana magari non è bello, mi ha fatto notare che il teschione del video scorso potrebbe essere anche quello di una leggidita. Quindi io un try da una leggidita a vanvera lo farei comunque. Allora, però, vediamo un pochino. Non ci sono leggidita vicino a Grazie. Non ci sono leggidita vicino alle Grazie. Anche qua mi domando se vada mai avanti questa quest. Dovremmo tornare anche da lui a darci un occhio, però non è adesso magari il momento. Allora, lì c'è il mercante. Non credo che mi segni Varre finché non lo ritroviamo. E ho, come detto, il timore e la sensazione che qua. Ah, eccola là, la leggidita è dove c'è la Bock, certo. E io ho come la sensazione che poi Selen ce la troviamo qua. Un occhio lo butto, di tanto in tanto è sempre bene tornare perché non sappiamo qual è l'evento che sblocca le cose e quindi qui no, e sta sempre lì nel suo mondo carino e coccoloso. Magari è una sensazione mia, eh. Però dato che ci ha detto che sarebbe venuta da queste parti, per me se viene, viene qua. Ah. Per sfidare la strega? Urca. Sì. Sfidarla. Ma guarda un po' con chi stiamo combattendo. Lui fa danni da uno un cacchio, eh. Quindi. Oh, bene. Oh, bene. Ci starà di. E la quest di Selen finisce così? Domanda, c'erano alternative? Una delle maschere di scintipietra conferite agli scolari di Raya Lucaria, le cui ricerche sono state ritenute meritevoli.
Incrementi intelligenza e arcano riducendo il vigore. Questa maschera dell'aspetto cortese è stata concessa a una studiosa talmente eccellente da meritare il titolo di strega. Tira su un bel 3 di arcano, eh. Quanto mi piace questo. Peccato che le sue funzioni non ci interessino, però questo aumenta ben bene la stabilità rispetto a ciò che... Vabbè, restiamo sul nostro. Non credo che Renala abbia un dialogo extra perché... Niente. Sei di buono. Prima o poi sì, ma ora no. Aspetta. Aspetta un attimo. Aspetta un attimo, così torniamo magari anche alla tavola rotonda, però vediamo se il respawn sblocca qualcosa extra qua fuori. Il flamberghiere è venuto a sfidare anche lui Selen, quindi magari dalle parti di Kaelid troveremo ancora qualcosa. Ah no, è qua. My thanks for the aid given. I heard from Yiji that Lady Rani might have found herself a Ah. champion. But I didn't know he was talking about you. You've helped me fulfill an old promise. This is the least I can do for you. Please, take it. Goduria. Al prossimo torneo, quindi eventualmente nella prossima run. Mi dispiace che Iggy non sia più fra noi. Guardate, sembrano, non lo so se sono baldacchini da cui seguire le lezioni, non so come spiegarlo. Niente, lei proprio vive nel mondo delle nuvole. Allora, niente. Allora, andiamo, 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 però... queste sono scritte? Ci sono sempre state? Boh. Ogni tanto mi viene da non capire più niente. Di qua non ci sono. Vabbè, non ci incischiamo troppo. Andiamo qui. Oh, perché mi metti il segnalino? Ah! Vabbè, è fuori dalla mappa, però è figo vedere in che direzione si trova. Andiamo a dargli il globino. Chissà se lui dice qualcosa, non credo, però. Niente. Devo andare ancora a trovare la maniera di recuperare il medaglione mancante. Ok. Inventario, fammela leggere la... Pietra forgiatura lucidata con breccia d'oro, una scaglia dell'antico Lord Draconico, nonché uno dei tesori nascosti di Farumazula. Quindi i draghi stanno lassù. Quindi tutti caduti dal cielo. Bene, potenza di armamento più 25. Si dice che il trono dell'antico Lord Draconico risieda oltre il tempo. Questa pietra muta impercettibilmente il tessuto temporale, consentendo la creazione di un'arma in grado di uccidere un dio. Ma la sprecheremo subito, fra l'altro. Perché abbiamo un'arma interessante di quelle che ci piacciono a noi, che la sta attendendo, quindi... Scusate, giusto così per sghiribizzo mio, c'è qualcosa che abbia sbloccato sta... Vabbè. Troverò il modo di ucciderti, va? A sto punto, per porre fine alle tue sofferenze, non per altro. Sì.
Allora, la striscia richiede 7. Qua in realtà potevamo potenziarla, però aspetto un attimo con l'8. Aspetta un momento. Era la Santa Trina. Ah no! Del drago antico, non del drago. Puccioli secchio. Vabbè, attimino deludente. Attimino deludente. Vabbè, che ve devo dire? Striscia arcano, destrezza D. Pensierino ce lo posso fare, ok. Mestizio, vabbè. Sì, dai. Almeno non sono venuto qui per niente. 14.000 secche, va bene. Allora, adesso, cos'è che volevo fare? Ah sì, la leggidita, così per togliermi la curiosità. Poi andiamo, torniamo subito nella stanzina di Mog, anche perché non credo di scatenare eventi che servano a qualcosa, però questo ci permette comunque eventualmente di arrivare alla stanza di Mogis, che se doveva succedere qualcosa succede. Hanno un bel crapone, eh? Hanno un bel crapone in effetti, però. Ma questi fiori, queste. Vediamo. Ci scommetto l'asino che Pantera Muschiata ha fatto la stessa cosa. Non posso saperlo, ma quando vedrà questo video me lo dirà lui sicuramente. Scusi. Sai che sembrerebbe di no? Oddio, manca la mascella, forse è quello. Può essere, eh? Allora può essere, perché anche il colore dei pelazzi è il medesimo. Sai che. Ma se sono una vecchia pazza scorreggiona o. C'è un po' fretta la ragazza, diciamo. Ok. Torniamo ad equipaggiare le cose a noi consone. Punci. Scusi, i ponci. Mi servono i ponci, non solo i punci. No, sono andato troppo oltre. Fermo. Qua. Punci, ponci, e qua mettiamo po. Magari me la tengo dietro direttamente, così non me la dimentico un'altra volta. Allora, già che siamo qui, facciamola sta cosa. Attiviamo il montacarichi e vediamo, sai, magari sblocchi qualcosa.
Siamo effettivamente dotati di cattiveria adesso, eh. Ok. Tra l'altro abbiamo anche perso di vista quella ciuccia Uve di Harriet, come cazzarola ci chiamava. Troppi nomi, ragazzi, portate pazienza se ogni tanto me ne sfugge qualcuno, ma... Allora, ecco, ricordiamoci che non era esattamente un posto felice dove accedere il montacarichi, perché era questa la direzione, giusto? Poi boh, questa l'avevamo letta. Mi sembra di sì, eh. Inseguendo una libellula in un prato. Ti stanno tirando i macigni dal cielo e tu insegui le libellule. Sì, perché alla fine le libellule sono tanto comode. Scusi, se sorseggio e soprattutto se non offro, ma ho fretta. Pinciate, eravamo nello scolo delle fogne. Adesso stiamo per attivare il montacarichi. Non servirà magari niente, ma sai. È comunque una cosa che merita. Voilà. Questo l'avevamo già visto, mi sembra di sì, però nel dubbio. Ah, ok, bene, questo praticamente è l'indizio per noi poveri disgraziati che metti che non trovi il medaglione, sai che c'è un altro giro da fare. Siccome noi siamo dei salami integamati. Non abbiamo certo perso l'occasione, no? Ora. Ah, proprio così. Adesso sollevi il medaglione, calano le asce e ti tagliano in due e sei morto. Beh, un po' di timore lo fanno, eh. Se uno non sapesse che è un montacarichi. Che poi non ci vediamo immagini magiche, perché non ce le vediamo. Hai voglia e contrappesi qua per muoverla. Beo, beo. Bravo. Adesso logicamente sapete cosa farò, no? Stavano già gridando i giganti, eh. Ok, così anche qua abbiamo eliminato anche questa cosa da fare. E il montacarichi è comunque qui. Posso dire me, Alexander è ancora lì, Mercante sta ancora là, l'Egidita anziana e il mercante, da lui dovremmo comunque tornarci gioco forza. Ok, intanto non abbiamo indizi su dove si trovi Var. Ok, allora. Merdacchio.
Dove si trovava il falò di... il falò, sì, vabbè, la grazia di Mog? Perché non la segnala sulla mappa? Dimmi che siamo a un livello talmente basso che dobbiamo già scandagliare la mappa dei sotterranei per qua. Quindi c'è un ulteriore sotto. Questa è la cattedrale del rinnegato. E guardate che baccelli che ci sono collegati alle radici. Ok. Controlliamo, che magari dietro le colonne si nasconde gente. Follia. Uop. Quindi cosa possiamo fare per spezzare questo sigillo? Trovare la chiave. Niente che possiamo usare, sicuramente. Salvo che... Non credo, eh. Oddio. Oddio. Non funzionerà mai, ma... Ok. Ma questi sono i mercanti perché hanno lo stesso... Oh. Aspetta un attimo, questo ha i simboli dell'anello. Chiaramente andremo dalla parte di là, eh. Abbiamo qualcosa che possiamo usare? Per ora no. Per ora no, e se sì, non mi viene in mente. Va bene. Or dunque. Niente, andiamo. Dove stava? Qui. Ok, Gesù, forse questa terrazza sul viale, ok, ce ne sono troppi anche sovrapposti, non ci capisco più la mazza. Bei momenti. Va bene, andiamo comunque all'esterno. Vedremo di trovare un indizio, se non lo troviamo cercheremo di ricordarci. Non è che qua che ci stava aspettando Carnaccia Marcia? Non credo, eh. Comunque Mangiasterco anche in questo caso sarebbe stato molto vicino alla sua posizione di apparizione. Non so come spiegarvela. Nel senso che anche alla tavola rotonda non era molto distante da qui. Va bene.
non vi sembra di esagerare? Ma siamo ancora dentro Leyndell? Però Leyndell qui è invasa dalla neve. Cioè il gelo è arrivato da lì. Da un lato può essere anche giusto, ma ho come la sensazione di aver dimenticato qualcosa perché non abbiamo avuto una boss fight. Ci stava una boss fight di passaggio. Sì, abbiamo avuto lì il tabernacolo lì dell'albero poco prima di questa porta, ma non è questo che intendevo. Cioè, bella la quantità di danni che fa la scimitarra qua del limiere, ma obiettivamente a questo punto meglio uno spadone pesante se proprio deve essere così lento nell'attaccare. Continuo a preferire gli attacchi più veloci, ma quello è un limite mio. Oddio, è vero che abbiamo trovato la boss fight su in alto, è stata anche abbastanza rivelatoria. Questa non è una boss fight, questa è una trappola per gonzi. Giglio di Michella. Non so perché lui sia rimasto qui così, ma credo che sarebbe dovuto andare diversamente. E la strada finisce qui. Quindi questo è il comitato di benvenuto, questa specie di chimera. Terribilmente bello, devo essere sincero. Terribilmente bello. Allora, buttiamo un occhio anche lì su perché magari c'è un modo per arrampichinarsi. Dai rumori che sento mi sa che mi dovrò aspettare un soave comitato di benvenuto fatto da chimere, comere, stelle comete. Ecco, magari aggiriamoli bene gli alberi. Qui c'è mezzo di salire. Cioè te sì, eri un cucciolo non venuto troppo bene, diciamo. Resti tremebondo comunque, grasso soporifero, quindi qui ti suggeriscono di puntare molto anche sulla nanna. Cos'è che sta sibilando qui nei dintorni? Non mi piace tutto sto rumoreggiare, c'è un sotto. Oh! Nanna, se mi si suggerisce la nanna... non gli si innesca il sonno,
No, non male, eh. Una funerea di livello 6, non male. Era solo lui che rantolava? Parrebbe di sì, non sento altro. Oh, bene. Ok. Allora facciamo gli esagerati. Abusiamo del nostro potere. Lo abbiamo, usiamolo. Infatti bestiole, cordiali e accattivanti. Sagace. Ho visto che ce n'era uno che si sta farpasellando l'asino, eh. Ok, se insisti. Non tutti sono ostili, alcuni sono proprio cacaroni. Stanno pregando i morti e noi andiamo a deturpargli lo sfintere. Siamo persone orribili. Però lo facciamo con la cognizione che se avessero avuto la possibilità avrebbero fatto altrettanto. Fiore di Altus ammazzi da 5. Farfalla nascente. Che è sempre un bel trovare. Allora, vediamo se la terrazza finisce bene o finisce in un'ecatombe di botte. Lì una grazia ci stava bene, ve lo dico. Ok, questo è solo il sopra del sotto. Silver, ma che cacchio sta di... vabbè, se dicevo che era il mezzo del dunque non avrebbe avuto senso. Qua c'è un interruptor che ci ricorda molto l'altro. Ecco, questo se fosse sceso mi avrebbe sorpreso non poco. Come la vaga impressione che voleranno ammazzate e siamo lontani dalle grazie. Spero che ce ne sia una lì che potrebbe anche esserci perché una lucina si intravedeva, eh. Nope. 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 Ok. Signori. Scusate se approfitto senza ritegno, ma... Gli ho fatto come la strofinazione. Gli faccio passare i reumatismi a questo. Oh! Addirittura, qui, così, in scioltezza. Ma ha senso, visto dove avevamo trovato l'altro. Cosa? E quindi? Oh. E beh? È normale?
È normale? Mo? Cosa sappiamo di Morgoth per capire? Perché non so più dove andare, ragazzi, eh? Mi sto perdendo qualcosa di molto semplice, probabilmente. Morgoth, Morgoth, Morgoth. Allora, Marika. Allora, aspetta un attimo. No, no. Lo provo di nuovo, ma non credo abbia il minimo senso. Però qua dovrebbe esserci una nebbia, o si è buggata la cosa. Come cavolo la sblocchiamo questa? Che sito del cacchio? Che sito del cacchio. Vabbè, al massimo torniamo a parlare con Cornix, lì lo chiamo come me. Ma non credo assolutamente che. Non credo, eh. Benedetto dalla grazia. La benedizione. Mi sto perdendo un passaggio. Tocca la bindella. Andiamo a vedere se fra gli indizi c'è qualcosa. Sarebbe pessimo, eh. Pantegana era proprio la lettera allora a sto punto, perché l'acquedotto era il fratello minore di D. Ho sommato io le cose, probabilmente doveva essere sbronzo e non me ne sono più liberato. Scusa se ti ho tirato matto. Chiedo perdono. Messaggio al mercante nomade. Ok. Nelle profondità sottostanti lei, del giace il nostro signore della fiamma della frenesia, le tre divinità di cui siamo succubi. Ok. Quindi è più giù di là. Qualcosa di folle. Non ne vedo il senso, ma.
magari bah, sì, non aveva il minimo senso sta cosa. Facciamo una cosina. Sì, lo so, sono quasi 200 ore. Perché poi tante volte, intanto che carico i video, lasciavo la partita in sospeso, non è che ho girovagato per 40 ore senza di voi. Giusto per vedere se si ripalesa la nebbia, il sigillo o qualcosa, o è giusto che sia così? Sarebbe immondo come concetto. Il fatto che non l'abbia caricato ci sta. Infatti. Ok. Allora mi sta bene. Neviamolo prima di dimenticarcelo addosso, che non è simpaticissimo da sfoggiare nelle serate con gli amici. Figurarsi nelle serate con i nemici. Allora. Cosa possiamo. No. Possiamo provare, però aspetta un attimo. Non credo che senta il richiamo della mamma e ci cachi. Posso dire che è agghiacciante? Cosa? Abbiamo una via? Palazzo di Mogwin. Quindi senza la quest di Var qui come cazzarola ci si arrivava? Dove diamine sia? Gesù. Ma magari tolgo sto secchio di sbratto dalla testa perché mi fa veramente schifo, scusate, ma dovevo provare, ma per l'amor di Dio. Allora, chiaramente. No, aspetta un attimo. Oh, porco! No! Siamo proprio qui! Albinauri. Albinauri tostissimi per di più. No, scusa un attimo, ma no, ragazzi, ho visto il cronometro, non se pole. Bisogna pazientare fino al prossimo video. Emozionatissimo. Non me l'aspettavo. Ma avremmo potuto usarlo in qualsiasi momento. Oh, porcaccia. Luciadores, che dirvi? Alla prossima! E speriamo che serva qualcosa tutto ciò. Che figata!